Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a questo webinar di oggi sul tema del ruolo della società civile nel processo di allargamento UE ai Balcani occidentali. E do la parola innanzitutto per i saluti iniziali, prima al direttore del CESPI, Daniele Frigeri. Grazie Raffaella, buongiorno a tutti, benvenuti. Intanto un grazie in modo particolare ai nostri relatori di oggi e a tutti coloro che sono collegati. Io ruberò pochissimi minuti solo per introdurre un po' i lavori di questo seminario, di questo webinar. Una riflessione appunto sul ruolo della società civile nel tema dell'allargamento che nasce all'interno di una collaborazione che abbiamo avviato insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso con l'iniziativa centroeuropea, l'INCE, che sta affrontando alcuni temi centrali nell'agenda dell'allargamento, un tema di cui a breve sarà disponibile il paper, per cui abbiamo fatto altri due webinar all'interno di questa iniziativa, ha riguardato la rotta balcanica che, come sappiamo, è di nuovo al centro dell'attenzione. Oggi la società, il ruolo della società civile. Una collaborazione appunto che è iniziata da diverso tempo, che risale appunto al vertice del processo di Berlino, che ha rilanciato, diciamo così, o comunque il cui obiettivo era quello di rilanciare il ruolo della società civile all'interno di un processo, società civile che dal nostro punto di vista, appunto come istituto di ricerca, continua ad avere un ruolo centrale, anche se appunto la società civile è un soggetto ampio, complesso e che, come dire, richiede anche, come dire, da parte delle istituzioni una capacità di effettivo dialogo. E quindi questo è un punto, secondo me, centrale. Io non ruberei altro tempo, di nuovo ringrazio i nostri relatori e niente, buon lavoro per questa mattinata. Grazie Daniele. E do adesso la parola a Carlo Fortuna, Program Manager dell'Iniziativa Centroeuropea. E buongiorno a tutti, un saluto particolare naturalmente a tutti i coorganizzatori di questo webinar che si inserisce all'interno del progetto Regia Regionale Western Balkan Six Facility, cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Sono anche a portare naturalmente i saluti del Servizio Relazioni Internazionali e Programmazione Europea e naturalmente del nostro segretario generale Roberto Antonione, proprio per, diciamo, l'implementazione di uno dei volet principali di fatto del progetto Western Balkan Six Facility, che è naturalmente, oltre a volet, a tematiche che riguardano la connettività, che riguardano lo Stato di diritto, ha una sua priorità, una sua specificità proprio nell'affrontare il ruolo e soprattutto le istanze della società civile all'interno naturalmente dei Balcani occidentali, a seguito di quel processo iniziato proprio qui a Trieste, quello ricordato da Daniele Frigeri, nel 2017 e che naturalmente poi è proceduto con tutta una serie di altri summit, quello di Sofia, di Poznan, di Londra, l'ultimo naturalmente quello in Slovenia. Questo è sicuramente un processo che dal nostro punto di vista non solo deve essere monitorato, ma deve essere anche compreso in che termini? Nei termini di comprensione, di evoluzione di fatto del ruolo della società civile all'interno dei Balcani occidentali, ma soprattutto nella comprensione del coinvolgimento della società civile e soprattutto nella ricezione delle varie istanze che da allora ad oggi si sono susseguite ormai come temi prioritari non solo nell'agenda politica degli stati, ma anche di fatto come temi reali della vita quotidiana e in cui naturalmente nelle molteplici sfaccettature, istanze della società civile stessa
deve essere naturalmente compresa e affrontata. In questo senso, ecco, permettetemi di dire che una tematica fondamentale su cui naturalmente sia l'Unione Europea, ma anche di fatto gli Stati balcanici stanno ora affrontando, è quella naturalmente del cambiamento climatico e della green transition, oltre a un'ulteriore tematica che naturalmente è all'attenzione di tutti noi, ovvero di fatto la tematica sanitaria legata alla pandemia. Proprio lunedì qua a Trieste si svolgerà un importante meeting con l'OMS Europa e con gli Stati dei Balcani Occidentali, proprio per capire e discutere le misure di fatto di implementazione e lo stato di fatto di attuazione di queste misure all'interno dei Balcani Occidentali, che sappiamo che hanno un impatto diretto e molto molto forte all'interno non solo, appunto, ripeto, dell'agenda degli stati, ma anche della società vera e propria. Sulla parte di tematica evidentemente ambientale, anche qui l'INCE sta lavorando costantemente con gli stati, ma anche con la regione Friuli Venezia Giulia, in tutta quella di fatto facilitazione di quel volè comunitario che riguarda proprio la transizione ecologica all'interno degli stati. Se pensiamo ad esempio che diciamo uno delle priorità dei valori, ma anche degli attu degli Balcani occidentali, è proprio la produzione di energia rinnovabile, ma al contempo di fatto anche la produzione di un fortissimo inquinamento legato ad esempio alle centrali a carbone tuttora attive, tuttora di fatto molto impattanti anche a livello ovviamente sanitario all'interno della società dei Balcani occidentali. Evidentemente queste sono tematiche e istanze che vorremmo comprendere come vengono recepite dalla società, dalle varie organizzazioni, quale ruolo hanno nell'interlocuzione con i governi, e qual è di fatto la ricezione e l'allineamento di fatto alle politiche settoriali anche dell'Unione Europea, e come è cambiata la società civile nei Balcani occidentali rispetto a queste tematiche e ad altre evidentemente dal 2017, ovvero dal summit di Trieste in poi. Quale può essere naturalmente il ruolo di enti e organizzazioni come le nostre di supporto, e effettivamente quale lavoro sostanzialmente si sta attuando. Da parte nostra è abbastanza chiaro, ci sono tre priorità. Una priorità naturalmente è sicuramente quella ambientale che abbiamo detto prima, la evidentemente l'emergenza sanitaria, e naturalmente un grosso sforzo fatto anche da quello che ho visto anche dal Ministero degli Esteri italiano, ma anche naturalmente da organizzazioni come la nostra, è quello naturalmente sul coinvolgimento di fatto dei giovani e delle scuole, sui quali naturalmente abbiamo un'attenzione comune anche con le organizzazioni qui presenti e con CESPI. Su questo naturalmente vi auguro un buon dibattito, un buon lavoro, auspicando naturalmente il coinvolgimento anche di tutte le persone e gli enti che si sono qui collegati. Grazie. Grazie molte Carlo per, diciamo, i tuoi saluti, che in realtà hanno anche introdotto gran parte dei temi appunto centrali nel dibattito di oggi. E prima di dare avvio ai lavori, una informazione tecnica: se ci sono domande, diciamo, lasceremo dello spazio a queste domande alla fine delle relazioni, però vi chiediamo appunto di scriverle intanto in chat o eventualmente appunto prenotarvi, in modo da poter subito procedere, diciamo, una volta finite le relazioni. E mi pare che dal punto di vista tecnico non ci siano altre informazioni da dare, quindi diamo avvio ai lavori. Sì, qualche cosa ancora sull'organizzazione della giornata: abbiamo 5 relatrici, tutte donne, incredibilmente. Oggi è un panel al femminile di cui sono molto contenta di far parte, perché è rarissimo, quindi diciamo è una bella occasione. E avremo appunto come prima a intervenire sarà Serena Epis, ricercatrice dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, che sta lavorando insieme al team di ricerca appunto CESPI Osservatorio su questo lavoro di ricerca, che, come ricordava Carlo, è mirato un po' ad analizzare il ruolo
della società civile, che la società civile può avere nel processo di allargamento, anche a partire un po' da quello che è successo dopo questo avvenimento, che è stato appunto il summit del processo di Berlino del 2017, che ha visto l'Italia protagonista e Trieste, in particolare la regione Friuli Venezia Giulia e Trieste, che ha ospitato l'incontro. Il tema di oggi, appunto, è il taglio della giornata di oggi, è focalizzato sull'ambiente, non solo perché e anche appunto evidentemente in parte dell'attività di ricerca, non solo per la rilevanza di questo tema, come ricordava appunto Carlo, la rilevanza anche nell'ambito delle politiche e l'indubbio, diciamo così, l'indubbia necessità di cooperare in un ambito quale quello ambientale che per sua definizione non conosce, diciamo, non riconosce i confini nazionali, ma anche proprio perché è una tematica che ha delle componenti, diciamo così, tecniche e in qualche modo pratiche, ecco, di cooperazione, e ci interroghiamo un po' in termini generali se quanto lavorare su queste tematiche possa in effetti contribuire poi al processo di allargamento dell'Unione Europea nei Balcani occidentali, diciamo proponendo strade un po' diverse, anche alternative rispetto a quelle che purtroppo sono incagliate, come sappiamo, da anni rispetto a questo processo. Quindi Serena appunto ci racconterà un po' della ricerca e seguiranno gli interventi di appunto quattro esponenti della società civile, due dei Balcani occidentali e due italiane, che ci racconteranno un po' di esperienze pratiche, diciamo, dal loro punto di vista. Do quindi la parola a Serena. Non so se hai un PowerPoint da condividere. Grazie mille Raffaella e buongiorno a tutti. Allora io condividerei il mio PowerPoint. Ditemi se funziona. Lo vedete? Perfetto, sì. Ottimo. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, io sono Serena Epis di Osservatorio Balcani Caucaso e Transeuropa e come accennato appunto vi presenterò i risultati principali di questo lavoro di ricerca e di approfondimento che è stato realizzato in collaborazione con la collega Anna Ferro del CESPI e grazie anche all'aiuto di Luisa Chiodi, direttrice di OBCT, il quale si concentra appunto sul ruolo che la società civile può svolgere nel processo di integrazione europea dei Balcani occidentali. Come tutti sappiamo, la prospettiva di integrazione europea dei sei paesi dei Balcani occidentali risale ai primi anni del 2000, in particolar modo durante il Consiglio europeo di Salonicco del 2003. L'Unione Europea ha delineato una chiara e precisa prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali, intendendola anche come un incentivo forte per la stabilizzazione della regione all'indomani dei conflitti che hanno portato proprio alla dissoluzione dell'ex Jugoslavia. Dal 2013 i sei paesi dei Balcani occidentali sono stati coinvolti e impegnati in un processo di integrazione molto lungo e faticoso. Ad oggi sono due i paesi che hanno aperto ufficialmente i negoziati, quindi sono Montenegro e la Serbia. Due paesi, ovvero Albania e Macedonia del Nord, sono ancora in attesa del voto favorevole del Consiglio europeo per l'avvio dei negoziati, mentre altri due paesi, ovvero Bosnia-Erzegovina e Kosovo, sono in un certo senso fermi allo status di paesi candidati. Da anni è chiaro che la politica di allargamento dell'Unione europea si trova in una fase di impasse, una fase di crisi. I negoziati per l'adesione sono avanzati con un ritmo piuttosto rallentato e questo è avvenuto a causa di fattori che sono attribuibili tanto alla parte europea quanto alla parte balcanica, per così dire. Da parte dell'Unione Europea è chiaro che le costanti divisioni interne tra i Paesi membri e i diversi veti di alcuni Stati che sono stati imposti, per esempio, sull'avvio dei negoziati con la Macedonia del Nord e l'Albania, hanno in un certo senso impedito all'Unione Europea di adottare una politica coerente e credibile nei confronti dei Balcani occidentali. In diverse occasioni l'Unione Europea ha deluso un po' le aspettative, le promesse fatte ai paesi candidati, anche in casi in cui questi si erano dimostrati in grado di rispondere positivamente alle richieste e alle condizionalità europee. La fatica d'allargamento, la cosiddetta fatica d'allargamento, ha dunque inciso negativamente anche sulla potenzialità e sul potere negoziale e trasformativo dell'Unione Europea nei paesi dei Balcani occidentali. Allo stesso tempo, questa fatica d'allargamento da parte dell'Unione Europea si è in un certo senso trasformata in fatica da riforma nei paesi candidati dei Balcani occidentali.
Negli ultimi anni, infatti, si assiste ad un indebolimento delle istituzioni democratiche, ad un indebolimento della qualità democratica dei paesi della regione. La maggior parte degli indici di sviluppo democratico, come per esempio quello di Freedom House, nel 2021 definisce infatti tutti i paesi della regione come regimi ibridi, ovvero regimi nei quali accanto a degli elementi, alle istituzioni democratiche, si affiancano elementi e pratiche governative di tipo più autoritario. Nel caso dei paesi dei Balcani occidentali è particolarmente evidente soprattutto il fenomeno della cattura dello Stato da parte di interessi privati, interessi di partito, alle quali poi vanno aggiunti anche un alto livello di corruzione, minaccia all'indipendenza della magistratura, nonché attacchi ai media e alle organizzazioni della società civile, fattori che nel complesso contribuiscono proprio a un deterioramento degli standard democratici, il quale a sua volta ha un impatto negativo, comunque di rallentamento rispetto appunto al processo di integrazione europea. Negli anni sono stati fatti diversi tentativi per rilanciare, per dare nuova energia a questo processo di integrazione europea e sicuramente il processo di Berlino è uno di questi, è un tentativo sicuramente di natura più istituzionale che è stato avviato appunto nel 2014 su iniziativa della Germania e che si è focalizzato su specifici settori come per esempio il rilancio economico, il rafforzamento della cooperazione regionale, il rafforzamento infrastrutturale e anche della connettività regionale. In un secondo momento il processo di Berlino ha anche riconosciuto l'importanza del coinvolgimento della società civile, portando e creando proprio un vero e proprio forum della società civile, di cui appunto si è già parlato, e di cui successivamente la collega Milka Gvozdenovic della ONG serba The Young Researchers of Serbia ci potrà dare e fornire un'esperienza diretta appunto in prima persona. Oggi invece noi vogliamo concentrarci su un secondo tentativo fatto dall'Unione Europea per rilanciare il processo di integrazione, che è stato appunto quello di rafforzare e incentivare il coinvolgimento della società civile all'interno del processo di integrazione stessa. Le organizzazioni della società civile nei Balcani occidentali sono sempre state, fin dagli anni 90, per l'Unione Europea, così come per altri donatori internazionali, un alleato fondamentale, soprattutto perché venivano considerate e sono tuttora considerate un'avanguardia della transizione verso un regime democratico, quindi un pilastro fondamentale appunto per il consolidamento democratico dei paesi. L'intento, comunque la volontà e l'impegno dell'Unione Europea nell'incentivare il coinvolgimento della società civile in realtà è venuto in un momento successivo, quasi come se fosse un'integrazione del tradizionale approccio all'allargamento dell'Unione Europea stessa, il quale si è spesso focalizzato e si è spesso concentrato su un dialogo piuttosto stretto e chiuso tra i governi dei paesi candidati candidati all'adesione e i rappresentanti delle istituzioni europee e i leader europei dall'altro lato. Questo approccio poco inclusivo è stato evidente, per esempio, durante la precedente ondata di allargamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale e anche nel caso dell'ingresso della Croazia. Proprio a partire all'indomani dell'ingresso della Croazia nell'Unione Europea, l'Unione Europea stessa ha rafforzato il suo impegno per supportare lo sviluppo e la crescita della società civile nei paesi candidati. Nei paesi candidati all'ingresso, la società civile europea può infatti essere un importante catalizzatore del processo di integrazione dal basso, in quanto proprio strumento di democrazia partecipativa. Il ruolo più importante rimane sicuramente quello di monitoraggio dei negoziati di adesione, dell'adozione e del rispetto delle norme europee introdotte. Grazie appunto al lavoro di monitoraggio, le organizzazioni della società civile diventano un vero e proprio watchdog del lavoro dei governi, garantendo da un lato la trasparenza del processo di integrazione e dall'altro lato la responsabilità democratica del lavoro governativo. Una seconda funzione importante riguarda poi la funzione comunicativa. Grazie alle attività informative, alle attività di sensibilizzazione, le organizzazioni della società civile riescono e sono in grado di avvicinare le tematiche legate al processo di integrazione europea ai cittadini comuni, favorendo di conseguenza l'emergere di un dibattito pubblico più aperto, inclusivo e sicuramente più informato.
Infine, in una prospettiva regionale molto importante, soprattutto alla luce del passato comune dei paesi della regione dei Balcani occidentali, le organizzazioni della società civile possono essere un attore chiave per favorire la riconciliazione regionale e soprattutto il rafforzamento e il miglioramento dei rapporti transnazionali tra i diversi paesi. Quindi l'Unione Europea ha progressivamente posto sempre maggiore importanza sul coinvolgimento della società civile nel processo di integrazione europea. Tuttavia è interessante notare come l'Unione Europea non abbia indicato un chiaro modello di inclusione di come la società civile dovesse essere inclusa nel processo di integrazione. E per questo è interessante notare come Serbia e Montenegro, che sono attualmente gli unici due paesi ad aver avviato i negoziati, abbiano in un certo senso adottato due modelli opposti di inclusione della società civile nei negoziati o comunque nel processo di adesione. Da un lato, in Montenegro le organizzazioni della società civile sono infatti state coinvolte direttamente nei gruppi di lavoro governativi che sono incaricati di redigere, per esempio, le posizioni negoziali e di valutare il processo di riforma man mano che questo avanza. E in questo senso l'istituzionalizzazione del coinvolgimento della società civile è avvenuta proprio a livello governativo. Dall'altro lato, invece, in Serbia le organizzazioni della società civile non sono state coinvolte nei gruppi governativi, ma hanno comunque trovato delle strade alternative per partecipare attivamente al processo di adesione. In particolare si sono auto-organizzate in diverse coalizioni, tra cui la Convenzione Nazionale sull'Unione Europea, la quale è stata riconosciuta come partner e come interlocutore permanente da parte del Parlamento serbo. In questo caso la sua funzione è di nuovo più di monitoraggio, in quanto le organizzazioni che partecipano alla Convenzione Nazionale Europea possono avanzare raccomandazioni e commenti rispetto all'avanzamento del processo di integrazione, del processo negoziale, che comunque rimane prevalentemente nelle mani del governo. Quindi questo è interessante per notare come i due paesi abbiano appunto adottato modelli piuttosto differenti, con gradi di istituzionalizzazione altrettanto differenti. Rispetto all'impatto della strategia europea sulla società civile, negli anni possiamo dire che questa è stata piuttosto ambivalente. Ambivalente perché da un lato sicuramente il supporto tecnico e finanziario ha favorito lo sviluppo e la crescita del settore nei paesi candidati. In particolar modo l'Unione Europea è presto diventata il principale donatore del settore, favorendo la nascita e la professionalizzazione di molte organizzazioni della società civile, le quali sempre più spesso hanno iniziato a dedicarsi a temi legati al processo di integrazione europea. In questo caso è giusto però ricordare che proprio questa concentrazione del lavoro e questa professionalizzazione delle organizzazioni della società civile ai temi legati all'Unione Europea ha in un certo modo messo a rischio la credibilità e la legittimità del settore stesso nei confronti dell'opinione pubblica e della cittadinanza, che sempre più spesso tende a considerare queste organizzazioni lontane quasi dai propri bisogni concreti e territoriali, più vicine magari alle priorità, tra virgolette, imposte dall'Unione Europea stessa. Rispetto al secondo punto, quindi alla promozione di un contesto istituzionale favorevole, anche in questo caso l'Unione Europea ha avuto un impatto positivo. In tutti i paesi della regione, infatti, sono state introdotte delle leggi, delle norme che riconoscono e tutelano la libertà di associazione, la libertà di espressione e anche il diritto di partecipare ai processi decisionali. Per quanto riguarda invece il terzo punto, quindi la cooperazione tra società civile e istituzioni, qui rimangono alcune criticità. Sicuramente il processo di integrazione europea ha modificato, per così dire, il contesto all'interno del quale avviene l'interazione tra società civile e istituzioni. Nella maggior parte dei paesi, ad esempio, sono stati introdotti, grazie proprio alle pressioni di Bruxelles, degli organi che sono stati preposti alla facilitazione della cooperazione tra società civile e istituzioni. Questi organi hanno preso, per esempio, le forme di uffici governativi piuttosto che di agenzie. Tuttavia questo è uno sviluppo positivo a metà, possiamo dire così, perché comunque questi organi, soprattutto la società civile, rimane in una posizione piuttosto debole e marginale e con poche possibilità di incidere anche nei processi governativi,
a causa proprio di un'inerzia da parte della politica, a causa proprio della mancanza di volontà politica di riconoscere nella società civile un partner di valore, un partner affidabile anche all'interno dei processi decisionali e del processo di integrazione europea. Il coinvolgimento nei processi decisionali rimane infatti insufficiente. Molto spesso le organizzazioni della società civile sono coinvolte nelle consultazioni in una fase successiva e tardiva del processo decisionale. Rimangono quindi le consultazioni una pratica quasi ornamentale, come se fosse un esercizio per spuntare un punto su una casella, senza però che il contributo delle organizzazioni della società civile venga effettivamente riconosciuto e preso in considerazione dagli organi governativi, dalle istituzioni. Per questo motivo, in conclusione, possiamo dire che il processo di integrazione europea ha sì favorito un rafforzamento procedurale della società civile, ma non sostanziale. Di nuovo, procedurale perché c'è stato supporto tecnico e finanziario che ha favorito lo sviluppo del settore ed è stato anche facilitato un contesto istituzionale favorevole. Tuttavia rimangono queste criticità in termini proprio di rapporto con le istituzioni e anche di rapporto anche con la cittadinanza e con l'opinione pubblica stessa. Tuttavia vale comunque la pena ricordare che la società civile rimane un partner fondamentale per l'Unione Europea e un pilastro fondamentale per la consolidazione democratica di questi paesi, su cui l'Unione Europea stessa dovrebbe continuare a investire fortemente. Infine, giusto per citare che appunto nel nostro report di ricerca abbiamo inserito anche il caso studio, concentrandoci sui negoziati sul capitolo ambientale in Serbia. E come abbiamo già sentito, come è stato già accennato, la scelta di focalizzarsi sul tema ambientale deriva un po' dal fatto che, da un lato, le tematiche ambientali stanno diventando sempre più una priorità e un tema di dibattito politico sia all'interno dell'Unione Europea sia nei paesi dei Balcani occidentali. L'Unione Europea stessa, con l'Agenda Verde per i Balcani Occidentali, ha investito molte risorse a supporto dei paesi dei Balcani Occidentali per avvicinarli agli standard e agli obiettivi dell'UE stessa in termini di lotta al cambiamento climatico e protezione ambientale. Dall'altro lato, anche perché all'interno dei Balcani Occidentali, appunto come si diceva, i temi ambientali stanno diventando sempre più prioritari e questo, come vedremo anche grazie alle testimonianze degli altri relatori, è evidenziato anche dall'emergenza di movimenti ambientalisti che stanno diventando sempre più incisivi anche sulla sfera politica dei diversi paesi dei Balcani occidentali e allo stesso tempo in Serbia. Appunto in Serbia, nello specifico, le organizzazioni della società civile ambientaliste sono molto attive, sono molto vivaci e si sono riorganizzate in diverse coalizioni, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, per poter dare un apporto positivo, di incidere positivamente sul processo di integrazione europea. E su questo, nello specifico, lascio sicuramente la parola a Milka Gvozdenovic dell'organizzazione Young Researchers of Serbia, che sicuramente ci potrà dare un contributo molto, molto interessante. Grazie mille. Grazie mille, Serena. Grazie per i numerosi spunti presenti appunto nella tua relazione. Colgo l'occasione per dire che appunto questo lavoro che Serena sta conducendo insieme a Anna Ferro appunto nell'ambito di questo progetto sarà disponibile orientativamente a fine mese e sarà reso disponibile sulle piattaforme insomma sia del CESPI sia di Osservatorio Balcani, includendo anche gli spunti che verranno diciamo dalla giornata di oggi e dalle altre attività previste. E, ho detto, perdonatemi, colgo l'occasione per dire che ho detto un'imprecisione prima, le domande devono essere scritte nella chat, non è possibile diciamo altra formula, e vi chiedo se è possibile di indicare a quale relatore sono rivolte nel momento in cui le formulate. Proseguiamo quindi e come già anticipato Serena diamo la parola a Milka Gvozdenovic di questa appunto Young Researchers of Serbia, questa associazione, una ricercatrice e consulente che ha grande esperienza nel settore green e che se ho capito bene era anche presente appunto alcune riunioni della società civile nell'ambito del processo di Berlino. Grazie, vedo, perfetto, hai condiviso. Sì. Benvenuta e grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Per l'invito io all'inizio devo scusarmi perché
questa è la prima volta che faccio una presentazione in italiano, quindi se avete qualche problemino a capire qualcosa potete fermarmi e chiedere, perché un po' forse anche faccio, per alcuni termini utilizzo più inglese e quindi... Va benissimo, grazie, mi sembra che l'italiano sia sì. Ottimo, non ti preoccupare, grazie. Grazie mille. Io sono Milka Guzdenović, lavoro per l'organizzazione Young Researchers of Serbia, che è basata a Belgrado, un'organizzazione che esiste per adesso 45 anni, quindi è fondata nel 1976, in periodo quando in ex Jugoslavia esistevano poche organizzazioni che si occupavano di ambiente, che erano praticamente associazioni di giovani scienziati, diciamo. Per questo è anche nome di questa organizzazione, Young Researchers of Serbia, perché era un'associazione di giovani ricercatori, che in questi 40 passa anni è cambiata tanto, come tutto che è cambiato nel senso di società, di modi di fare in nostri paesi. Noi abbiamo deciso di mantenere il nome Young Researchers of Serbia, nonostante che non lavoriamo, non siamo più giovani e non lavoriamo solo con i giovani, ma questo è anche rimasto come un bel ricordo per queste vecchie buone iniziative che esistevano in una società molto diversa. Come maggiorità di organizzazioni che si occupano di ambiente, anche mia organizzazione lavora in modi diversi. Prima di tutto lavoriamo sulle educazioni, lavoriamo con i giovani, stimoliamo coinvolgimento dei giovani in diverse attività. Qui a queste prime foto potete vedere alcune delle nostre iniziative svolte con i giovani, quindi lavoriamo con le scuole, lavoriamo con università, con gruppi che non sono formali, diversi gruppi di giovani. A parte di questi, diciamo, le cose abbastanza di attivisti e pratiche in settore ambientale, lavoriamo tanto sulle educazioni, lavoriamo sulle politiche ambientali a livello nazionale, regionale e anche internazionale. Lavoriamo sul networking, stimoliamo cooperazione con diverse istituzioni a livello locale, ma anche sul livello nazionale. Quindi livello di attività veramente diverso, e penso che vedendo queste foto potete capire un po'. Come ho già detto, questa è una cosa abbastanza tipica per tutte le organizzazioni, perché tematica ambientale è così complessa che veramente non riusciamo a fare solo una cosa per risolvere problemi, quindi facciamo diverse cose con i diversi gruppi di cittadini e con diverse istituzioni. Come già detto all'inizio, la mia organizzazione esiste per tanti anni, ma quando è formata la mia organizzazione erano tempi diversi, e praticamente in ex Jugoslavia e in Serbia non esistevano chiamate NGO, organizzazioni non governative come sappiamo che sono oggi. Negli anni 90 Serbia aveva si sono successi tanti cambiamenti in società e anche con funzionamento e modo da fare
di organizzazioni di società civile. In anni 90, durante il regime di Milosevic, maggiorità di organizzazioni che erano, si sviluppavano e che funzionavano erano queste che facevano, avevano, diciamo, focus sui diritti umani, sul conflict resolution e cose simili, perché in questi periodi queste erano priorità. Noi ambientalisti eravamo sempre presenti, anche noi facevamo le cose, ma non eravamo così visibili. In questo periodo, negli anni 90, che di secolo scorso, che è molto importante per lo sviluppo di società civile in Serbia, ma penso anche nei Balcani, si è formata una, diciamo, opinione pubblica abbastanza negativa in confronto di organizzazioni che promuovevano le cose che erano diverse di cose che facevano politici. Per questo ho scelto questa illustrazione qui come un fumetto che spiega bene come è il contesto della società civile in Serbia e nei Balcani, e purtroppo questa è una situazione che dura più di 20 anni. Quindi quando uno dice che lavora per un'organizzazione non governativa, tutti hanno diverse idee cosa significa. E come potete vedere qui, maggiorità di cittadini pensa che lavorare per un'organizzazione vuol dire lavorare per una comunità di donori internazionale che ti dà soldi e tu devi promuovere le loro idee in tuo paese. I politici pensano che maggiorità di noi che lavoriamo per società civile facciamo solo bla bla bla. È diverso di questo che parla Greta in confronto di cambiamenti climatici, che dice che i politici dicono bla bla bla, ma penso i nostri paesi loro ce l'hanno questa idea di che cose che noi parliamo non sono per loro spesso anche non realistiche, e sono cose che sono ogni tanto vanno qualificate come una perdita di tempo per loro, perché loro ce l'hanno una agenda diversa. Ci sono anche donor che pensano che noi con i soldi che abbiamo come supporto da loro parte facciamo le cose che sono abbastanza rischiose. Sul livello personale potete vedere sotto che le persone che amici e parenti non sono mai sicuri su questo cosa noi facciamo, perché è difficile ogni tanto capire cosa è che fanno organizzazioni, nel senso che sono le cose abbastanza progressive spesso per società dove siamo. Noi pensiamo che siamo supereroi, che combattiamo le cose che sono importanti, in realtà stiamo tirando un grande asino che veramente anche con integrazione in Unione Europea è un animale forte e non si muove. Ho scelto ancora due illustrazioni, queste sono le illustrazioni che abbiamo fatto l'anno scorso per una campagna che in Serbia, e queste due foto presentano come quando uno vuole avere informazioni sulle tematiche ambientali, e a sinistra, a destra una che illustra come si fanno decisioni sulle tematiche ambientali, ma anche altre tematiche. Quindi, se volete avere informazioni come stato di ambiente, come avere la data per formare opinioni, eccetera, spesso si notano difficoltà, perché
le persone che lavorano per le istituzioni pensano che queste informazioni sono loro e spesso non vogliono condividere, nonostante tutte le leggi e tutti gli obblighi che hanno anche per condividere informazioni. Quindi il contesto è abbastanza difficile, contesto in cui lavoriamo è complesso e partire di questo accesso a informazioni e partecipazione in processi dove possiamo esprimere le nostre opinioni non sono costanti, diciamo che ogni tanto con i cambiamenti di governo in tutti i paesi, in tutti i nostri paesi, succede che abbiamo un po' di crescita, di collaborazione o qualcosa tra società civile e istituzioni, ma spesso troviamo un muro che è proprio difficile di passare. Noi tra di noi, diciamo che in Serbia, ma anche in tutta regione, tutti i Balcani, organizzazioni che si occupano di ambiente sono numerosi. A livello nazionale collaboriamo prima di tutto sul livello di progetti, quindi facciamo progetti insieme, sviluppiamo come tutti i progetti e implementiamo queste attività e poi continuiamo a sviluppare altri. Lavoriamo insieme sulle politiche ambientali e facciamo advocacy quanto e dove è possibile. Siamo ben connessi, abbiamo diverse coalizioni, diverse reti. Io ho fatto qui un piccolo elenco solo per farvi capire che materie parliamo, tipo Climate Forum che si occupa di cambiamenti climatici, Natura 2000 Resource Center è una rete di più di 50 organizzazioni che lavora sulla protezione di natura e introduzione di Natura 2000 in Serbia. Green Chair, questo è un gruppo di organizzazioni molto interessante perché Green Chair è stesso tempo un meccanismo di partecipazione di organizzazioni di Serbia in Parlamento serbo. Praticamente noi in Parlamento abbiamo fatto un memorandum con il Parlamento serbo e con Environmental Committee, questo è, non lo so in italiano, ma un ente di Parlamento che si occupa, praticamente gruppo di parlamentari che si occupa di tematiche ambientali e ogni volta quando loro si incontrano invitano anche rappresentanti di società civile. Quindi questo è uno di importanti meccanismi, diciamo, di collaborazione con istituzioni. In questo momento purtroppo non funziona bene perché in Serbia abbiamo un Parlamento molto, molto strano e collaborazione un po' bloccata, ma nonostante tutto riusciamo comunque almeno a avere qualche comunicazione con loro. A livello balcanico regionale posso dire che anche a questo livello collaborazioni sono buone. Abbiamo collaborazione correlata con integrazione UE, è iniziata tanto tempo fa. Prime iniziative erano in 2000 con RERP, e questo RERP era un programma che è iniziato di Commissione Europea che praticamente stimolava prima collaborazione tra i paesi di ex Jugoslavia sulla tematica ambientale. In questo periodo, in 2000, era abbastanza difficile per istituzioni per collaborare, c'erano tanti ostacoli. Allo stesso tempo, quando la Commissione Europea ha iniziato queste iniziative tra istituzioni, hanno coinvolto anche un gruppo di organizzazioni che seguivano questi processi e che erano sempre presenti. Dopo, come
continuo di queste iniziative collegate con RERAP in 2005. È iniziato supporto diretto supporto di Commissione Europea Società Civile di Balcani relativo con negoziazioni con Chapter 27, quindi con questo capitolo di negoziazioni che si occupa di ambiente e cambiamenti climatici. Da 2005 fin da oggi c'erano e ci sono sempre qualche diciamo rete, ci sono iniziative che ci danno opportunità a seguire cosa succede in processi di negoziazione in diversi paesi di Balcani. Allo stesso tempo ci dà opportunità di andare a Bruxelles e partecipare nei diversi incontri tra Commissione Europea con nostre istituzioni oppure solo tra Commissione Europea e noi, e per esprimere nostro punto di vista sul tutto processo, presentare anche problemi locali che spesso da nostre istituzioni sono nascosti perché questa relazione di nostre istituzioni con l'Unione Europea e con la Commissione Europea un po' può essere un po', non lo so neanche come definire. Milka, sì. Scusa sì. Se ti interrompo, ti devo chiedere di avviarti un po' alle conclusioni, un paio di minuti. Ok, va bene, grazie. Quindi sì, grazie. Comunque, per sì, anche sul livello regionale ce l'abbiamo diverse reti che si occupano, quindi come ad esempio Bionet, che è rete di gruppo di organizzazioni cui lavora sul biodiversità. Sul livello transnazionale, come anche su altri livelli, lavoriamo sui progetti, abbiamo diversi reti e gruppi e lavoriamo sulle politiche. Quali sono le maggiori sfide e ostacoli? Quindi, come ho già detto parlando prima, che non è facile, ci sono tante cose e i nostri paesi hanno passato un periodo difficile, adesso ce l'abbiamo un periodo di diciamo in Serbia almeno sviluppo economico forte che influenza negativamente la protezione dell'ambiente, quindi è molto difficile anche lavorando con i cittadini convincere i cittadini che è importante per proteggere l'ambiente in questo periodo quando loro vedono solo questa propaganda politica con sviluppo economico. Nostro società in Balcani cambia, consumismo è in crescita e con questo consumismo che cresce tanto è anche difficile influenzare cittadini, specialmente giovani, e convincerli per occuparsi più di protezione di ambiente. C'è mancanza di cultura del dialogo e della cooperazione tra organizzazioni e associazioni. Noi organizzazioni abbiamo difficoltà nel senso che il nostro lavoro è basato sui progetti, c'è mancanza di professionalità per lavorare sul livello politico e tanti casi ce l'abbiamo insufficiente sostegno da parte dei cittadini per le cose che facciamo, perché come già detto spesso è promosso questo sviluppo economico come priorità nonostante tutti i danni che fa ambiente e tante altre cose. Foto a sinistra è prima pagina di una cosa che abbiamo pubblicato recentemente che Serena già notato. Questo è Shadow Report, un report annuale che produciamo come coalizione, Coalition 27, coalizione di organizzazioni in Serbia che segue queste negoziazioni, e questo rapporto presenta
In questo rapporto presentiamo i nostri dati, le nostre opinioni, come va il processo di integrazione di Serbia in Unione Europea e come è la situazione con l'ambiente in Serbia. Il processo di Berlino, devo dire, come abbiamo sentito prima, è stata una cosa molto importante anche per la società civile, ma per noi che ci occupiamo di ambiente non è portato tanti cambiamenti, nel senso che non sono state fatte tantissime iniziative o incontri o anche non abbiamo partecipato tantissimo nelle conferenze o diverse cose organizzate. Abbiamo partecipato, ma questo non era sufficiente per influenzare altri processi. Una cosa che è molto importante, che è il risultato del processo di Berlino, è Green Agenda. Quindi anche in questo ultimo incontro in Slovenia, in Brdo, tutti i paesi hanno citato di Action Plan per la Green Agenda, c'è supporto anche finanziario per Green Agenda in Balcani, quindi questa è una cosa che diciamo è per ambiente e anche per noi organizzazioni che si occupiamo di ambiente importante, Green Agenda. Io qui ho messo questa foto di queste batterie perché adesso in Serbia abbiamo una situazione che un po', come dire, presenta una cosa che è un po' contraddittoria con tutte le idee, tutte le iniziative che sono presentate da parte dell'Unione Europea. Cosa intendo con questo? Quindi abbiamo in un parte abbiamo tutto il processo di integrazione e parliamo di EU a chi e tutte le cose che Serbia deve fare per migliorare la situazione con l'ambiente, fare riforme, introdurre nuove leggi, introdurre nuove pratiche. Stesso tempo ce l'abbiamo un'azienda grande che è interessata a fare un grandissimo progetto di miniera per scavare litio in Serbia e abbiamo supporto di leader o ex leader europei per questo progetto, che è abbastanza irritante per tutti gli ambientalisti perché sapendo che Serbia non può fare tutto, non può realizzare questo progetto in modo sicuro per l'ambiente. Sentire che anche per cittadini è abbastanza porta a confusione, sentire che una parte si parla di una cosa e in pratica si fanno altre cose. Quindi questo ho messo come due cose che sono un po' una contro l'altra. Abbiamo Green Agenda che intende promuovere alcune cose e abbiamo realtà che è un po' diversa e che si supportano cose diverse. Comunque, dopo tutto questo, per adesso spiegare un po', volevo dire che guardando negli ultimi anni, sì, è chiaro che tematiche ambientali sono la cosa che può essere, può facilitare collaborazione tra i paesi e può anche essere utilizzata per facilitare il processo di integrazione di nostri paesi in Unione Europea. Stesso tempo, i nostri paesi, situazione abbastanza difficile con le infrastrutture e con tutto questo che serve per avere protezione ambientale sul certo livello, quindi ci vogliono tanti investimenti per arrivare a livelli che sono abbastanza richiesti con legge europea.
La società civile nei Balcani, noi capacità ce l'abbiamo, ci manca un po' di supporto, di anche questa collaborazione con le istituzioni, ma penso che entusiasmo sempre c'è e anche la voglia di supportare il nostro governo e anche supportare il governo a livello locale per migliorare e per facilitare questo processo di integrazione. Quindi io sono aperta per le domande, dopo adesso mi fermo, scusate che... Grazie, no, grazie, veramente invece complimenti per il tuo italiano, è stato perfetto, hai capito tutto. Speriamo grazie. Anche, ho visto sulla lista di ragazzi che ci sono alcuni ragazzi che ce l'hanno nomi che sono probabilmente con... C'erano nomi di paesi di ex Jugoslavia e forse per loro era più facile alcune cose a capire. Assolutamente, grazie di questa panoramica molto interessante. E, proseguiamo quindi, appunto sì, lasciamo le domande alla fine e proseguiamo con un'altra appunto attivista della regione, Rea Nepravista, che è policy officer del WWF in Albania. Condivido io le slide, giusto Rea? Aspetta che... Sì, provo. grazie Raffaella. Eccoci qua. Okay. Si vedono? Sì. Perfetto. Allora a te, io spengo il mio microfono. Grazie a tutti. Io sono Rea, appunto lavoro per il programma delle acque dolci del WWF Adria in Albania. Il WWF Adria in Albania ha una presenza piccola. Quindi non è un'organizzazione ben stabilita e con diciamo con tanti progetti, ma siamo concentrati sulla protezione dei fiumi. Nelle prossime slide vi posso far vedere uno dei fiumi che noi abbiamo, ecco questo è il fiume Valbona. Si trova al nord dell'Albania, è un parco nazionale. Come vedete, un parco nazionale è una delle più alte, alto livello di protezione per quanto riguarda l'ambiente. Non si potrebbe in teoria costruire neanche una piccola baracca, figuriamoci investimenti di infrastruttura di questo livello. Ecco, questo è un po' illustra quello che è successo al fiume Valbona, un fiume appunto che si trova al parco, con grandi valori dal punto di vista ambientale della biodiversità, ma poi vi parlerò un po' più in specifico su Valbona. Adesso volevo farvi un po' il panorama generale del programma in Albania, appunto. Il tema idroelettrico, mentre il direttore stava facendo la sua introduzione, io mi sono scollegata a un certo punto, perché qua abbiamo avuto un shortcut di energia elettrica. È una cosa che succede spesso in Albania, perché noi abbiamo una sovradipendenza del settore sull'idroenergia. Appunto, tutta l'energia che noi produciamo viene dall'acqua. E poi quando non riusciamo a produrre tutta l'energia, perché appunto non piove, e ultimamente con i cambi climatici abbiamo degli anni in cui la siccità è molto alta, appunto noi importiamo l'energia elettrica dai paesi, da altri paesi. E negli ultimi 10 anni, solo nel 2018, siamo riusciti a coprire i bisogni nazionali, in tutti gli altri anni abbiamo comprato con un prezzo anche alto all'estero. Un altro problema dell'idroenergia in Albania è la costruzione delle idroelettriche, appunto come vedevate a Valbona, dentro i parchi nazionali, che sono delle zone dove c'è una protezione stretta ambientale. Le valutazioni degli impatti ambientali per i progetti idroelettrici, ma non solo, lasciano desiderare, nel senso che sono di una qualità molto bassa, a volte sono dei processi
fittizi e non sono delle valutazioni appunto serie e che vanno fatte come dovrebbero essere fatte. Partecipazione pubblica. La legge albanese riprende la convenzione dell'Aarhus appunto sull'informazione, partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia per quanto riguarda appunto i progetti ambientali sulla carta, ovviamente, perché poi quando vediamo il modo in cui sono stati fatti questi progetti, la maggior parte o hanno messo delle firme false o hanno incluso addirittura persone morte dentro le liste della partecipazione pubblica, eccetera. Quindi diciamo che le comunità locali che vivono nelle aree dove vengono appunto vengono costruite le idroelettriche non sono state coinvolte in questi processi. E poi il problema che noi abbiamo appunto varie volte appunto presentato, ma anche con a livello di politica col governo e anche con l'Unione Europea, e il fatto delle idroelettriche piccole. Quando parliamo di idroelettriche grandi, quelli che sono state costruite durante il tempo del comunismo, che producevano grandi quantità di energia, appunto, sono, questa è una realtà dell'Albania. E poi negli ultimi 15 anni sono state prodotte idroelettriche piccole che portano pochissima energia, fino a 2 megawatt o anche fino a 15 megawatt, ma comunque è piccola rispetto ai danni ambientali che portano. Quindi anche all'interno del settore idroenergetico le scelte che sono state fatte sono state sbagliate. Queste scelte sono state fatte non tanto per avere tanta energia, ma più che altro perché essendo parte di un sistema di sovvenzioni portavano profitto a queste imprese che hanno investito su questi progetti. Quindi diciamo, non solo l'ambiente è stato l'ultimo sulla lista delle priorità, ma anche l'energia stessa non è tanto importante quanto il profitto dei singoli privati, a scapito dell'interesse pubblico del paese. Ecco, quindi gli obiettivi che noi abbiamo come organizzazione sono: uno, a livello di politiche, quindi la riduzione e l'eliminazione di queste sovvenzioni all'idroenergia, perché loro sono sulla base del fatto che sono state costruite in modo selvaggio così tante idroelettriche. E la seconda cosa che facciamo, che è quella mia preferita, è il supporto a livello comunitario e il supporto alle comunità locali nella lotta contro le idroelettriche, perché abbiamo in Albania un grande movimento di piccole comunità dal nord al sud che hanno in diversi modi hanno contrastato questi progetti e hanno dato respiro anche a un movimento ambientalista più, diciamo, più grande nel paese. La prossima slide, ecco il fiume Valbona che vi ho fatto vedere prima, è un fiume importante, è un fiume in realtà piccolo, però è importante perché fa parte di questo parco nazionale di una bellezza unica, veramente un posto bellissimo dove si potrebbe anche sviluppare un ecoturismo sostenibile. E poi è anche un posto dove sono nate tante fiabe, leggende, insomma, anche folcloristiche dell'Albania, quindi è un posto molto conosciuto, molto importante anche nell'immaginario collettivo. I problemi che sono stati scontrati a Valbona sono quelli che dicevo prima, perché sono tipici, cioè idroelettrica dentro un parco nazionale, mancanza di consultazioni pubbliche, problemi con gli attivisti, mancanza di licenza della impresa, eccetera, una serie di problematiche. Ci sono state negli anni una serie di proteste, mobilitazione comunitaria della società civile, della comunità stessa di Valbona, diciamo in collaborazione con il gruppo degli ambientalisti di Tirana,
appunto a livello più centrale, proprio dopo 6 anni, perché dopo 5 anni di questi casi, siamo andati anche nelle corti, quindi abbiamo portato delle cause legali contro una serie di appunto di problematiche, e proprio a luglio di quest'anno la Corte Suprema dell'Albania ha fermato, ha sospeso queste due idroelettriche sul fiume, dicendo che appunto devono essere ferme fino a una decisione finale su tutti i punti che noi abbiamo portato appunto davanti al giudice. Ecco, magari non vi prendo troppo tempo sulle specifiche, ma giusto volevo appunto parlare della parte giudiziaria, perché diciamo che tutte le cause che noi abbiamo portato, le cause giudiziarie che abbiamo portato davanti alla Corte sul Valbona, sono un po' servite come una specie di test per il funzionamento del sistema giudiziario, perché alla fine tutte le infrazioni che ci sono vengono in ultima istanza, vanno dal giudice, e quindi è il sistema giudiziario quello che decide se la legge funziona veramente o no. E fino all'anno scorso, devo dire, abbiamo avuto sempre un grande muro davanti al sistema giudiziario, perché abbiamo avuto un sacco di decisioni negative. Finalmente, probabilmente anche grazie alla riforma giudiziaria che sta succedendo, riforma della giustizia che sta succedendo in Albania negli ultimi anni, promossa tra l'altro dall'Unione Europea, abbiamo iniziato a vedere dei cambiamenti positivi. Infatti quest'ultima decisione ha dato molto coraggio anche agli attivisti, alle comunità, per continuare la loro lotta. In un certo senso questa pressione, questa influenza che noi abbiamo fatto utilizzando un caso particolare, incide, come diceva, anche nel funzionamento dello Stato di diritto, perché appunto mette una precedente che poi verrà utilizzato, speriamo, nei casi simili di altri fiumi e di altri casi ambientalistici in Albania. Questo poi ha il suo impatto anche a livello di democrazia, perché appunto richiede più partecipazione pubblica verso il governo per queste cose, e anche a livello di politica, a livello proprio di pianificazione strategica, dà un segnale al governo che fino ad oggi, negli ultimi 30 anni, hanno sempre avvantaggiato il progresso a scapito delle politiche ambientaliste e della protezione dell'ambiente, mentre noi stiamo cercando di ribaltare un po' questo equilibrio verso appunto l'ambiente. Prossima slide, dove appunto mi occupo del un po' come è collegato tutto questo con l'integrazione europea. Uno degli strumenti che noi abbiamo in mano e che usiamo per fare più pressione è il nostro ruolo da watchdog verso il governo, è appunto il Progress Report dell'Unione Europea, che viene pubblicato ogni anno. È un strumento utile, dobbiamo dire che soprattutto negli anni è migliorato anche nel riflettere le nostre preoccupazioni e le nostre, diciamo, commenti che abbiamo portato. Un altro strumento importante, almeno per quanto riguarda l'acqua, è la Water Framework Directive, la direttiva sull'acqua dell'Unione Europea, che sta iniziando a essere trasposta anche in Albania, anche se comunque ci vorrà tanto tempo perché è una direttiva molto complessa. L'Unione Europea dà un'assistenza tecnica al governo albanese per rafforzare le istituzioni e per cambiare appunto tutta la legislazione in modo da essere più vicino appunto alla direttiva dell'Unione Europea sull'acqua. C'è un terzo punto di contrasto con l'Unione Europea, almeno
nella posizione del WWF, ma non solo, nella posizione in generale della società civile ambientalista in Albania per quanto riguarda l'energia, perché l'Unione Europea considera l'energia idroelettrica rinnovabile. Invece noi, infatti, spinge i paesi in adesione a produrre più energia rinnovabile mettendo una percentuale annuale da adempiere, e in realtà poi i problemi sono due. Il primo è che comunque noi come WWF, ma anche come società civile, non consideriamo l'energia dell'acqua rinnovabile se vediamo tutti i danni ambientali che fa in realtà. E la seconda cosa, che è più importante della prima, perché la prima secondo me è discutibile, ma la cosa più grave è il modo in cui è stato fatto in Albania, quindi non rispettando una serie di criteri. Cioè non è tanto l'acqua in sé, quanto il fatto che l'Albania ha distrutto tutti i fiumi per produrre elettricità senza nessun criterio di tipo ambientalistico. Ecco, quindi questo è più che altro, non è tanto sul principio quanto nelle modalità in cui è stato fatto. E passerei al prossimo slide per delle ultime, penso sono ancora in tempo, sì, per delle ultime raccomandazioni. Allora, per quanto il WWF Adria è un network regionale che comprende alcuni paesi balcanici, in generale noi questa lotta sui fiumi, come dicevo, proprio perché i fiumi sono in delle parti remote del paese, in dei posti, magari dei villaggi, dei posti piccoli dove ci sono delle comunità piccole, il coinvolgimento e la lotta contro queste idroelettriche viene sempre dal basso. Questo probabilmente e quindi poi viene riportata a livello nazionale dalle NGO a livello nazionale, centrale, e qui poi ho notato che manca un po' la collaborazione magari con ONG italiane oppure europee, cioè perché le ONG europee probabilmente sono più focalizzate su progetti di protezione dell'ambiente, ma anche di sviluppo sostenibile, e sono magari più lontane dalle cause che proprio vengono dal territorio, che vengono dal basso. Una raccomandazione che mi viene in mente è proprio probabilmente rafforzare la collaborazione oltre le frontiere in modo trasversale, appunto facendo del gemellaggio e scambio, collaborazione con cause simili in altri paesi europei, quindi senza passare dal livello di politiche centrali eccetera, ma cercando di creare una rete di solidarietà di comunità e di paesi diversi che si aiutano a vicenda e creano queste reti trasversali di collaborazione. Ecco, questo più o meno, ho cercato di mantenere i limiti del tempo, e se avete delle domande poi dopo sarò felicissima di rispondere. Grazie. Grazie a te Rea per i numerosi spunti, per essere stata nei tempi, quindi va benissimo. Passo subito la parola, perché appunto vorrei cogliere alcuni degli spunti, ma anche io mi taccio e lascio spazio successivamente al momento di discussione. E quindi do la parola alla prossima relatrice, che è Cecilia Corsini dell'Associazione Callipolis di Trieste. Non ti vedo, Cecilia, nella linea qui sopra, ma eccoti, ora sì. Ciao, buongiorno a tutti, condivido il mio schermo. Intanto ringrazio per averci invitato a essere presenti stamattina, e ringrazio anche i relatori precedenti perché sono stati... Scusami Cecilia, posso chiederti se riesci a metterlo un po' più grande? Ah, sì, scusami, mi sono dimenticata. No, figurati, grazie. Così si vede meglio, no? Sì, perfetto, grazie. E sì, volevo dire che sono state interessantissime le presentazioni precedenti, e sarebbe bello poi approfondire assieme quello di cui avete parlato.
Noi vi racconteremo l'esperienza, dei progetti che Callipolis ha realizzato in Albania in termini ambientali, ma diciamo anche di sviluppo sostenibile, come ha appena detto Rea, no? E due parole su Callipolis. Callipolis è un'associazione di promozione sociale, è nata nel 2006. E ha l'obiettivo di migliorare la vivibilità degli insediamenti umani in Italia e all'estero. Ci basiamo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e in particolare sull'obiettivo 11, quello che riguarda le comunità e le città sostenibili. Lavoriamo in Friuli Venezia Giulia, lavoriamo in Piemonte e poi lavoriamo anche all'estero, in Albania, nei Balcani, sull'inclusione sociale, sulla riduzione della povertà urbana, sullo sviluppo di comunità. Abbiamo sempre particolare attenzione sui temi ambientali legate a questi settori e lavoriamo in aree problematiche o anche con gruppi di persone vulnerabili. E come metodologia di lavoro, Callipolis cerca sempre di sviluppare le sue attività, coinvolgendo le comunità locali per dare loro più potere, sulle decisioni che influenzano la loro vita e supportando le autorità locali nello sviluppo sostenibile, del territorio. Cerchiamo sempre anche di farci promotori di un, dialogo e una, della costruzione di un sistema di fiducia tra comunità locale e gli amministratori locali. Nei Balcani Callipolis lavora dal 2008, anche se non ha mai avuto un ufficio là. Lavoriamo con ONG locali del territorio. E le nostre prime esperienze di lavoro sono state in Bosnia Erzegovina. Alcuni membri dell'associazione, siamo basati a Trieste, avevano contatti personali con operatori umanitari che avevano lavorato in Bosnia dopo con la fine della guerra, e da lì ci siamo mossi. Ci sono state le prime missioni, l'analisi dei bisogni. Abbiamo conosciuto alcuni stakeholder come l'Università di Architettura di Sarajevo e una municipalità d'Ovrinja vicino dell'area di Sarajevo, e da lì siamo riusciti a montare i primi progetti nei Balcani. Il nostro lavoro nei Balcani è stato reso possibile principalmente dai fondi della regione Friuli Venezia Giulia e dai fondi nello specifico della legge 19-2000 sulla cooperazione internazionale. E durante il nostro lavoro in Bosnia abbiamo conosciuto Oxfam. E tramite Oxfam siamo poi arrivati a lavorare anche in Albania. E i progetti che vi presento qua, molto brevemente, molto parzialmente anche, sono WePower Albania, un progetto sì, finanziato dalla legge 19-2000 sull'empowerment femminile e sulla pianificazione di genere, Relake. Un progetto di rigenerazione dell'area protetta del lago di Scutari attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Questi due sono finanziati dalla legge 19-2000. E poi un terzo progetto che è una storia, un documentario che racconta delle migrazioni e dei viaggi tra l'Italia e l'Albania di alcuni albanesi. Questo invece è stato finanziato dal consorzio delle ONG piemontesi nell'ambito di un progetto europeo più ampio. WePower Albania, abbiamo coinvolto tre gruppi di donne. Tutti e tre che vivono nella municipalità di Scutari, in un processo di progettazione partecipata che ci ha portato a definire una serie di progetti che abbiamo poi realizzato che corrispondessero ai loro bisogni e anche alle loro aspirazioni.
uno dei progetti, una delle richieste, insomma, che avevano fatto il gruppo di donne e definita come prioritaria era quella, loro, questo gruppo di donne lavorava già nel settore tessile a Scutari. E avevano chiesto di avere dei corsi di formazione per migliorare le loro competenze e poter essere in grado di produrre tessuti vendibili anche ai turisti stranieri. È arrivata un'artista, una tessitrice sarda che si è gratuitamente venuta a dare consulenza al progetto e a queste donne per sviluppare appunto per migliorare le loro competenze nel settore tessile. Un altro progetto invece è stato quello, un gruppo di donne di questo quartiere popolare di Scutari che dicevano che loro, queste donne avrebbero voluto lavorare, ma non potevano perché erano impegnate tutto il giorno nell'accudimento familiare. E grazie qui anche a una volontà molto forte della municipalità di Scutari e del servizio e del Dipartimento dei Servizi Sociali, che era partner di progetto, è stato possibile attivare all'interno di una struttura di una scuola primaria che già esisteva anche un servizio di scuola dell'infanzia gratuito per i cittadini, per gli abitanti di quel quartiere di Scutari. Lavorare con le donne per noi a Callipolis, che siamo anche un'associazione quasi completamente femminile, è sempre molto gratificante. E quando alla luce di questo progetto siamo sempre convinti nel dire che si debba investire di più nelle donne come motori della società civile nei paesi. Partecipano sempre con interesse, sono sempre motivate nei loro incontri. Recentemente, in un'intervista che abbiamo realizzato con un gruppo di donne in un paese a nord di Scutari, queste signore ci raccontavano che loro erano sempre chiuse in casa, non hanno niente da fare. Accudiscono sì figli che però a un certo punto crescono e hanno meno esigenze. E anche solo trovarsi fuori per bere un caffè con le amiche in questi paesi sulle montagne è considerato uno stigma, non è tanto accettato socialmente. Quindi pensate voi allo spreco di risorse, di energie, di possibilità, no? Che potrebbero esserci, che non vengono sfruttate per la mancanza magari di politiche mirate in questo senso. Questa era la prima considerazione, insomma, sul ruolo della società civile che ci veniva di fare. E il secondo progetto, siamo sempre a Scutari, sul lago di Scutari, ci siamo concentrati su un villaggio che fa parte della municipalità di Scutari. Questo villaggio è un villaggio di pescatori, si chiama Zogai, ha circa 200 abitanti e questo villaggio è all'interno dell'area protetta dell'area di Scutari, all'interno dell'area protetta del lago di Scutari. Scopo del progetto era quello di riqualificare, contribuire a riqualificare ambientalmente questo villaggio, cercando di far passare agli abitanti anche che di non vedere che l'area protetta fosse un limite al loro sviluppo economico, ma potenzialmente può essere anche una risorsa per poter sviluppare un certo tipo di turismo sostenibile. Cecilia, scusa se ti interrompo, un paio di minuti, è quasi esaurito il tempo. Oddio, scusa. No, Quindi anche figurati. lì coinvolgendo la popolazione in una serie di consultazioni, abbiamo realizzato un playground per i bambini che non esisteva, riqualificando questo spazio al centro del villaggio che prima era una discarica.
e informale, ovviamente, e poi abbiamo costruito anche un bed watching. E appunto, qua non era ancora stato montato, ma è stato dotato di cartellonistica lungo la strada, così appunto per promuovere anche visivamente l'idea che quest'area è un parco naturale e come tale deve essere tutelato. Un birdwatching a disposizione dei ragazzi, delle scuole e dei turisti. La persona che sta entrando nel birdwatching è l'architetto che lo ha progettato, che lavora in municipalità a Scutari. E questo mi porta al secondo tema di cui volevo parlare, il fatto che molte persone competenti e che hanno provato a investire in una loro permanenza nel loro paese in Albania. Per migliorare la situazione, la vivibilità del loro contesto, a un certo punto decidono per problemi economici di emigrare, di andare altrove. Come diceva prima Serena, la corruzione in Albania è tanta, i servizi di base non sono garantiti e con gli stipendi locali magari è difficile riuscire a mantenere una famiglia in queste condizioni. E quindi c'è anche una certa fluidità e quindi molte persone tendono ad lasciare, che potrebbero essere un valido riferimento per la società civile e tendono ad abbandonare il paese. L'ultimo progetto, non ho più tempo, quindi vi invito a visitare il sito, sono le testimonianze di questi albanesi che hanno vissuto per un po' in Italia, alcuni sono rimasti in Italia, altri sono ritornati e come appunto vedono loro lo sviluppo del loro territorio. E come immaginano il futuro dell'Albania e raccontano la loro storia. Vorrei salutare facendogli ascoltare la storia di Marcela, una cantante che adesso vive a Tirana. Speriamo che si senta. Kuvate moti chonotro mambae edisnienga mali vashetam dashuroye kuvate È una barchetta, moti di carta. E la carta è un pentagramma. Di carta perché quella sera in cui siamo partiti insieme alla mia famiglia erano di carta i sogni, erano di carta le speranze. Era tutto molto delicato, tutto molto fragile. Bastava un'onda più grande e quella barchetta magari non c'era più. E poi questa carta è fatta su un pentagramma, questa barchetta l'ho costruita su un pentagramma proprio perché la musica mi ha sempre accompagnata anche nei momenti più difficili. Il pentagramma era quello che ho sempre sognato, erano le onde per me in verità, erano le onde e la musica era la mia vita ancora da scrivere. E gli ho messo un nome perché i gommoni non avevano nome. Io invece nei film vedevo sempre le barchette anche piccole, però con un nome, no? Con una sigla, un nome, invece la mia non aveva un nome, per cui ho messo direttamente l'anno della mia partenza, della partenza della mia famiglia, di quella notte, era il 1994, che era l'anno sì in cui da lontano vedevo le luci della mia città di Valona sparire pian piano nella notte, lì dove quelle luci c'erano anche le luci della casa dei miei nonni, dei miei ricordi, della mia infanzia, dei miei sogni, delle mie speranze, delle mie domande. Ma il 1994 anche come anno di inizio, di questa scoperta grande che era questa terra nuova, che era l'Italia, con tutte le sue sfumature, con i suoi colori. In qualche modo sono contenta che ci sia stato un momento in cui ci sono salita su quella barchetta che mi ha portato dall'altra parte del mare. E sono contenta pure di esserci ritornata su quella barchetta, magari questa volta più grande, un traghetto con un nome, e che mi ha riportata quasi per assurdo di nuovo indietro nel tempo.
ma avanti nella storia, perché mi ha saputo regalare un sogno poi il ritorno. Quindi questa barchetta rimane un po' il simbolo della mia vita. Avrei voluto portarci anche le onde, ma erano un po' difficili da farla con la carta. Marcella Cibukai, nata nell'84 a Lushnje in Albania. Ho vissuto per 20 anni a Velletri, provincia sud di Roma, e da quasi 8 sono ritornata nel mio paese e vivo a Tirana. Ecco, finito. Grazie. Grazie Cecilia per il tuo intervento e anche per questa testimonianza finale. E allora io do la parola all'ultima relatrice ora. Volevo dire che ho visto appunto che già nella chat c'è stata una domanda e svariate risposte. Chiedo appunto sia ai relatori se hanno qualcosa da aggiungere rispetto a questa domanda o anche se ci sono altre domande da parte degli spettatori, effettivamente di utilizzare la chat se possibile perché credo che stiamo andando piuttosto lunghi con i tempi e quindi non so quanto tempo avremo effettivamente poi per il dibattito. E nel frattempo do la parola appunto alla nostra ultima relatrice, Eleonora Puddu della Fondazione Punto Sud di Milano. Benvenuta, grazie. Grazie, grazie Raffaella, grazie a tutti intanto dell'invito. Io sarò breve, questo è il vantaggio di parlare per ultimi, perché tante cose sono state già dette e su tante concordo e penso che per dire, diciamo, fare riferimento a una cosa che ha detto Milka, che mi ha molto colpito, purtroppo non solo in Serbia le organizzazioni della società civile sono sottostimate in termini di competenze, in termini di ruolo. Questo è un problema che abbiamo anche noi, ed è uno scenario molto triste, nel senso che se non ci sarà un cambio di punto di vista, soprattutto su questo, tanti processi di transizione, adesso tutti parlano di sostenibilità, di transizione ecologica, ma i processi di transizione non possono fare a meno e non possono prescindere da un ruolo centrale della società civile che sia riconosciuto. Diciamo non per quella vignetta, ma riconosciuto davvero per una serietà, una professionalità, una capacità di dialogare con attori diversi. Ecco, io inizierei così. Non ho preparato una presentazione in PowerPoint perché preferisco farvi vedere il sito di quello che è poi il progetto che ci ha più avvicinato ai Balcani, ed è questo. E non starò insomma a farvelo vedere in profondità, ma vi racconto come è nata questa esperienza. Noi come Punto Sud siamo appunto un'organizzazione che è nata nel 99 e che lavora nella cooperazione internazionale e soprattutto ha come centro del suo interesse, delle sue ricerche, del suo lavoro la società civile. Quindi di solito siamo parte e cerchiamo di sviluppare partenariati multi-stakeholder e diciamo due delle tematiche su cui lavoriamo maggiormente sono l'ambiente, i cambiamenti climatici e dall'altra parte i diritti e la società civile. Quello che abbiamo fatto dal 2012 ad oggi è andare in questa direzione. Abbiamo iniziato da un'esperienza molto piccola che si chiamava ENV Forum, Environmental Forum, che appunto coinvolgeva noi, appunto Sud come organizzazione italiana, coinvolgeva lo European Environmental Bureau che ha sede in Belgio e una serie di organizzazioni basate nei Balcani occidentali. Diciamo che questa esperienza poi ci ha spinto in qualche modo a voler strutturare tutto quello che era stato condiviso, l'esperienza, la conoscenza e a fare qualcosa che potesse davvero dimostrare che la collaborazione tra società civili di paesi diversi, che era quello che diceva Rea, che spesso manca, potesse fare la differenza. E l'occasione è capitata con una call dell'Unione Europea attraverso uno strumento che appunto ha menzionato prima anche Milka, che è la Civil Society Facility Partnership Programs e che aveva proprio questo tipo di obiettivo, cercare una chiave per avvicinare l'Unione Europea ai Balcani occidentali e alla Turchia. Vista la complessità, diciamo, di questo tipo di trasformazione, di portare
certi valori che sono o dovrebbero essere comuni negli stati membri dell'Unione Europea anche ai Balcani occidentali e alla Turchia, o perlomeno capire che cosa ci fosse già e che cosa si potesse in qualche modo valorizzare, le esperienze che magari spesso esistono ma non sono conosciute. E questa era anche un po' la domanda che ha fatto Laura in chat, il fatto che spesso esistono delle esperienze ma l'Unione Europea come istituzione non riesce ad accedervi. C'è un gap enorme in termini di informazione e in termini di proprio humus della società civile e di quello che poi fanno i decisori politici. Spesso le agende non corrispondono, ma l'Unione Europea perlomeno ha dimostrato di capire questo. Senza capire quello che accade in ciascuno dei paesi dei Balcani occidentali e soprattutto quello che la società civile fa, avendo comunque una grande capacità di mobilitarsi, l'entusiasmo, il fatto di arrivare alla cittadinanza e in qualche modo di essere un attore credibile, ecco, anche l'accesso di tanti paesi sarà sicuramente ritardato per colpa di questo impasse. La Civil Society Facility che l'Unione Europea ha poi creato era stata creata nel 2008 proprio per supportare lo sviluppo della società civile nei Balcani occidentali e in Turchia, ai tempi della DG Enlargement, che poi nel frattempo anche ha cambiato nome, è diventata DG NEAR, ed è un nome che ha un suono anche più piacevole. Non si tratta solo di allargamento dell'Unione Europea, che fa pensare immediatamente comunque a degli obiettivi politici, economici, ma anche a una vicinanza che dovrebbe anche in qualche modo trascendere poi la geografia, ma noi, soprattutto l'Italia, come dire, l'Austria, siamo paesi veramente, a parte confinanti, ma molto vicini a tutto quello che accade nei Balcani occidentali. E questa è una responsabilità, oltre che un'opportunità. E noi appunto nel 2012, valorizzando l'esperienza dell'Env Forum, abbiamo deciso di creare l'EnvNet, Environmental Network, proprio perché la Civil Society Facility prevedeva il supporto a questi network regionali. Nel nostro caso coordinavamo quindi un progetto, pur essendo basati in Italia, e questo ha fatto una grande differenza, perché la nostra reputazione, in qualche modo il nostro ruolo neutrale, il fatto di non essere basati nella regione, ha consentito a tutti i paesi che vi hanno preso parte di sentirsi allo stesso livello. Questo sicuramente è un, non voglio dire un merito che ci prendiamo, però sicuramente una capacità che abbiamo avuto, ed era anche una richiesta che a liderare questo tipo di iniziativa fosse un'organizzazione non basata nell'area. E in più avevamo un partner scientifico che è appunto l'Environmental Bureau, basato a Bruxelles, che ha un'expertise molto importante dal punto di vista ambientale. Perché abbiamo scelto di partecipare a quella call e di creare l'EnvNet? Nonostante noi non siamo un'organizzazione ambientale tuttora, l'ambiente è uno dei nostri assi di ricerca, ma è una cosa diversa, non siamo un'organizzazione ambientalista vera. Abbiamo pensato che l'ambiente potesse essere un terreno di collaborazione più neutrale rispetto ad altri. Il cambiamento climatico è un'urgenza, ed è un'urgenza che non ha nazionalità, o perlomeno non dovrebbe averne. E quindi, il chapter 27 della Key Communautaire, per capire che cosa potessero fare i paesi dei Balcani occidentali per avvicinarsi in qualche modo all'Unione Europea, agli standard che impone per poter accedere, ci sembravano un terreno su cui la società civile dei paesi che abbiamo coinvolto nel network in qualche modo potesse fare la differenza. È stata un'esperienza che per noi ha un valore enorme, riuscire a vedere quanta ricchezza in termini di conoscenza, in termini di attivismo, in termini di nuovi approcci ci fosse in paesi che non conoscevamo così bene. Per noi è stato veramente arricchente, e la Civil Society Facility ha avuto questo grande ruolo quindi di stabilire dei partenariati a livello regionale, che è un obiettivo ancora da raggiungere, perché questo lo vediamo anche noi, non è una questione prettamente applicabile ai Balcani occidentali, ma le cooperazioni regionali vanno costruite, non sono un processo automatico. Perché spesso se non c'è trasparenza di comunicazione, non c'è
davvero una condivisione di obiettivi. Ciascun paese cerca giustamente di portare avanti determinati tipi di attività che sono legate al background del proprio paese e che sono priorità ovviamente più sentite. Il fatto di essere parte di un network regionale non toglie a ciascun paese di poter fare quello che in qualche modo è in grado di fare, quello che necessita e quello che è più coerente con le priorità e anche con quelle che sono le urgenze percepite dai propri cittadini. Ma l'appartenenza a un network regionale dovrebbe dare un'opportunità aggiuntiva, non dovrebbe togliere, non dovrebbe essere vista come un limite. Questo purtroppo non è un processo automatico e quindi l'idea di un partenariato come quello che abbiamo messo in piedi noi, che ha avuto all'inizio un progetto, un grant per 24 mesi, a cui poi ha seguito un altro grant per ulteriori 22 mesi. Quindi abbiamo lavorato insieme dal 2013 al 2017, allargando il network. All'inizio avevamo con noi la Serbia, l'Albania, ovviamente, il Kosovo e la Macedonia del Nord. Pian piano abbiamo deciso di ampliare e quindi sono entrate a far parte del nostro network anche il Montenegro e la Bosnia Erzegovina. Avremmo voluto coinvolgere anche la Croazia, ma nel frattempo fortunatamente è riuscita ad accedere all'Unione Europea. L'idea di questo network è davvero si è basata sulla costruzione di un terreno comune, sulla valorizzazione delle competenze di ognuno sul fatto che appunto l'ambiente potesse essere davvero un tema su cui lavorare, un tema su cui anche le esperienze già presenti in questi paesi, adesso guardo Milka perché appunto i Young Researchers of Serbia sono stati parte di un altro network che è ECRAN, che è nato contemporaneamente all'EMVNET, dove praticamente il 60% dei nostri partner dell'EMVNET erano altrettanto parte, gli Environmental Ambassador in Serbia, COPLAN in Albania, che è un'organizzazione legata alla Policy University, a TRC in Kosovo, insomma tutto un tessuto di organizzazioni che davvero ha un enorme potenziale. E dopo 4 anni di lavoro siamo riusciti a fare la prima conferenza regionale in Macedonia del Nord, una cornice bellissima che è quella del Lago Ohrid, dove finalmente si sono visti dei risultati che potessero essere considerati regionali. E dove siamo usciti con dei paper, abbiamo pubblicato dei documenti che facessero vedere le visioni di ciascun paese, ma poi anche una visione regionale, perché per noi questo era fondamentale per poter influire a livello politico. Questo è un punto centrale. Purtroppo le società civili non sono ancora così considerate dai decisori politici, spesso non solo perché le agende sono un po' diverse, gli interessi sono diversi, ma soprattutto perché in alcuni casi c'è strumentalizzazione della società civile, cioè dal punto di vista delle istituzioni c'è un coinvolgimento quando serve. Quando il decisore politico si rende conto che non può arrivare a qualcuno o a qualcosa senza la società civile, allora la coinvolge nei processi di decision making. Questo non è assolutamente sano, noi abbiamo cercato di scardinarlo. In questo caso, chiaramente, essere un network regionale forte, comunque con la presenza di 2 organizzazioni basate negli Stati membri, ha consentito di dare al network un'autorevolezza diversa e quindi di in qualche modo essere più ascoltati o perlomeno di accedere a determinati tavoli a cui prima non si accedeva. Io poi vi copierò sulla chat i link per vedere cosa è successo dal 2012 al 2017, quindi questi 4 anni pieni di lavoro che l'EMVNET ha fatto per rafforzare la società civile dei paesi membri del network, l'allargamento del network grazie a uno schema di regranting e il fatto che si sia tentato di costruire un network forte a livello regionale per dare più voce ai cittadini, ma soprattutto per dare più voce alla società civile attraverso le organizzazioni che ne fanno parte, perché sono gli unici interlocutori in grado di dare una voce ai cittadini singoli. Concludo, perché così c'è tempo per almeno gli ultimi 10 minuti per le domande, dicendovi che dopo il 2017, in cui noi avevamo avuto questi 2 grant, uno iniziale e uno come follow-up, il nostro network ha deciso di rimanere unito. Non si è data una forma giuridica, volutamente,
ma è un network permanente, è un network che tuttora esiste. Quindi indipendentemente dall'arrivo di fondi aggiuntivi, indipendentemente dal sostegno finanziario dell'Unione Europea, questa è una volontà condivisa da tutti i membri del network che hanno deciso di aderire a quello che è lo spirito e quelli che sono i principi del network, indipendentemente poi dallo svolgimento di attività sul territorio, che chiaramente con fondi zero è più complesso. Questo poi ha portato alla fine del 2017, inaspettatamente, alla nostra partecipazione a un'altra call for proposal sempre dell'Unione Europea, che non era un follow-up di quella precedente, quindi noi ci giocavamo tutto, esattamente come se l'esperienza precedente non contasse, ma ce l'abbiamo fatta, quindi abbiamo avuto un altro grant per un programma triennale che si è concluso qualche mese fa e che appunto è qua, l'Envnet 3, come dire, siamo diventati un Envnet 3.0, tutti i membri sono rimasti e in questo caso il nostro obiettivo era quello di fare un passaggio successivo, ovvero continuare a contribuire alla costruzione di una società civile pluralistica anche con il coinvolgimento dei media, perché i media possono essere un grande alleato ma anche un grande limite a seconda dei contesti, e quindi nel nostro caso l'idea era di porci come un interlocutore indipendente, anche diciamo affidabile da questo punto di vista nel dialogo con i governi sulla politica ambientale, quindi su tutto quello che la politica ambientale può fare affinché questi paesi davvero entrino a far parte dell'Unione Europea, chi prima, chi dopo. Appunto per la Serbia si spera che il processo sia, essendo già avviato, sia più svelto, ma anche per gli altri paesi che da candidatura ci si trasformi in membri, o chi ancora non ha aperto i negoziati che lo faccia velocemente. Come argomento, diciamo, nuovo su cui puntare, abbiamo scelto l'economia circolare, che quindi desse un taglio a quello che era il tema del cambiamento climatico più largamente inteso, in modo tale che sulla circular economy si potessero fare anche dei ragionamenti diversi, compreso alla fine di questo progetto uno scambio di pratiche tra i membri del network e quello che è accaduto in Italia, che sulla circular economy detiene un primato, quindi ha delle best practice da poter condividere, perché io sono molto d'accordo con quello che ha detto Milka, con quello che ha detto Rea. L'idea di avere in questo caso un'organizzazione italiana all'interno di questo network deve, in qualche modo, questa è davvero una nostra responsabilità, favorire questa circolazione di informazioni, questa circolazione di buone pratiche, perché è un learning process. Ecco, questo è l'ultima cosa che volevo dire prima di chiudere. Questo è, secondo me, il futuro, come dire, un autosostanziamento delle organizzazioni dal punto di vista dei saperi, della circolazione delle conoscenze, ma un mutuo scambio, perché altrimenti diciamo, si perde un po' il senso di tutto questo. Grazie a voi. Allora, io vi ringrazio moltissimo. Gli spunti sono veramente tanti. Vedo che appunto la condivisione, per fortuna, nella chat è continuata. Anche adesso c'è stata un'altra domanda a cui appunto Serena ha risposto. Posso chiederti se puoi, Eleonora, di togliere la condivisione dello schermo, perché vediamo, grazie. Gli spunti sono moltissimi. Io ho preso moltissimi appunti e ho segnato moltissimi temi, ma non li dirò perché il tempo è tiranno e lascerò questo compito a Luisa Chiodi, la direttrice di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, che sono sicura saprà farlo molto meglio di me. Purtroppo appunto non c'è stato tempo per avere una discussione aperta, ma almeno per quanto mi sembra, se sbaglio ditemelo, ma mi sembra che tutte le domande siano state, si sia risposto in chat. Prima di dare la parola a Luisa, un solo minuto per dire che l'attività di questo progetto, oltre al fatto che anche la discussione di oggi confluirà appunto nel rapporto, e speriamo di avere altre occasioni, perché veramente i temi sollevati sono stati moltissimi, voglio dire che il 29 novembre alle 11
15 ci sarà, diciamo, l'evento di chiusura che non solo vedrà, diciamo, la presentazione dei risultati finali di questa attività sulla società civile e dell'attività parallela che in questo progetto è stata fatta con le scuole, ma anche la partecipazione dei presidenti delle commissioni esteri dei paesi balcani, dei Balcani occidentali, hanno già confermato il presidente della commissione esteri della Serbia e del Kosovo, per cui speriamo che possiate partecipare. Luisa, senza ulteriori indugi, ti do la parola. Grazie mille. Mi prendo davvero pochi attimi perché ciascuno dei vostri interventi avrebbe bisogno davvero di tanti considerazioni, i commenti sono stati davvero molto interessanti e vi ringrazio di cuore per il contributo che ci avete dato. E, vorrei soprattutto per chi questi argomenti non li mastica quotidianamente nel suo lavoro, mettere in luce alcuni aspetti che voi avete sottolineato nei vostri interventi, quindi necessariamente non sarò altrettanto strutturata di voi. Anzitutto condivido la considerazione di Eleonora che quel sentirsi dei supereroi che tirano un asino è un po' il problema di tutta la realtà del mondo non governativo europeo e non soltanto dell'Europa balcanica. Cioè, lo credo, sentiamo tutti i giorni tanti delle problematiche della società civile nei paesi balcanici sono problematiche anche da noi, in primis il riconoscimento del ruolo. Certamente dobbiamo tenere presente, credo sia emerso, che parliamo di questioni molto tecniche. Il capitolo ambientale della normativa europea, che chiamiamo acquis communautaire, il capitolo 27, è uno dei capitoli più onerosi per i paesi in transizione e naturalmente è un capitolo molto importante delle normative dei paesi europei. Quindi grazie al cielo nel corso dei decenni l'Unione Europea e quindi gli Stati membri hanno adottato un insieme di norme molto articolate che ha lo scopo appunto di tutelare l'ambiente. I paesi balcanici lo devono introdurre nella loro normativa, ma per poterlo fare devono fare un grosso sforzo politico, un grosso sforzo finanziario, non solo naturalmente di introdurre la normativa, ma poi anche di renderla efficace nella quotidianità. Questo il ruolo della società civile nel suggerire, nel monitorare l'adozione delle norme, il loro rispetto, e quindi un ruolo anche molto tecnico. Deve esserci una competenza, è chiarissimo che le ONG devono avere in sostegno alla cittadinanza per poter decifrare questo insieme complicato di normative, di questioni, di problemi che non possono essere risolti un giorno sì, un giorno no, o affrontati un giorno sì, un giorno no. Questo in un contesto in cui tante sono le riforme da fare. Ad esempio è stato molto interessante sentire Rea notare come la riforma della giustizia, che è un capitolo molto importante dell'impegno europeo nella regione, ha un impatto anche proprio sulle normative ambientali e anzi è fondamentale nell'incoraggiare la società civile a dire possiamo anche a dire alle corti per portare avanti le nostre istanze. Questo cambiamento è un cambiamento epocale che ha potuto avvenire in Albania grazie a questo processo di integrazione europea. Ma sappiamo che il processo di integrazione europea è in durissima crisi per due ragioni fondamentali che sono state citate. Da un lato gli stati membri che sono sempre meno inclini a far andare avanti il processo e dall'altro per le difficoltà di questo processo nei paesi stessi. Ma va riportato costantemente all'attenzione la sua rilevanza, nonostante la difficoltà, nonostante il tempo che ci vuole e che ancora ci vorrà, è certamente chiave. Lo sforzo che l'Unione Europea fa di dire non sto riuscendo in un dialogo intergovernativo a portare avanti il processo, mi aggancio alla società civile, cosa che fa da alcuni anni in maniera particolarmente consistente, è assolutamente centrale, va riconosciuto come tale, lo sappiamo noi come realtà italiane quanto sono importanti i finanziamenti che vengono dall'Unione Europea per poter lavorare, tanto più nel caso dei Balcani, perché è un impegno finanziario ma anche un impegno politico, quindi questa alleanza società civili Unione Europea è un'alleanza anche politica nel portare avanti
le questioni. Chiaramente si è stato detto, questo può anche creare in realtà una difficoltà nella legittimazione pubblica, dove soprattutto i mass media non sono liberi, non sono il soggetto in grado di spiegare al pubblico le questioni tecniche di cui anche le ONG si occupano, e quindi le questioni tecniche su cui le ONG fanno un monitoraggio sul campo e che vanno spiegate a noi cittadini, semplificandole, ma allo stesso tempo ridando la complessità del problema, perché il problema è complesso. La crescita economica e l'ambiente da sempre vanno l'uno contro l'altro, e quindi ogni volta bisogna fare delle scelte oculate per fare in modo che non contrastino, dove quindi sia importante produrre energia e consumarne magari di meno e allo stesso tempo cercare di mantenere degli standard accettabili. È chiaro che c'è chi parla di decrescita, c'è chi avversa il ragionamento, ma chiaramente esiste una contraddizione oggettiva tra lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente, e allo stesso tempo nei Balcani questa necessità di migliorare gli standard di vita è sentita in modo particolare, ed è difficile poter da italiani con tasse di consumo ed impronta ambientale molto più significativa andare nei Balcani a dire riducete i consumi. Certamente c'è anche le ambivalenze, sono sicuramente tante e di tipo diverso. È chiaro che nel processo di integrazione europea il sostegno alle ONG deve andare insieme al sostegno appunto ai media per far sì che questo dibattito pubblico avvenga e quindi davvero funzioni la macchina del rapporto tra società civile come appunto soggetto in grado di monitorare i negoziati o in generale le politiche pubbliche, e insieme relazionarsi ai cittadini, quindi conquistare la loro fiducia, e poi appunto lavorare ad un livello transnazionale, che è altrettanto importante. È stato detto ripetutamente, credo soprattutto in conclusione, ma anche come auspicio, credo che questo seminario, che adesso dobbiamo necessariamente concludere, ci ricordi che l'ambiente è veramente una delle cose più evidenti della necessità di una collaborazione transnazionale. Ce ne sono tanti altri in teoria di campi nei quali è indispensabile, ma questo più di tutti ce lo ricorda. È importante lavorare alla costruzione di attività di studio, di ricerca, di azione comune, e quindi implica un lavoro congiunto per non lasciare che il processo di integrazione europea dei Balcani vada alla deriva, ma al contrario rilanciarlo con convinzione dal basso. Intanto grazie a tutti. Grazie a te Luisa per aver appunto, come sempre, in modo molto chiaro, sintetizzato e ripreso i temi principali. E ringrazio tutte le relatrici che sono intervenute. Appunto, come sta ricordando Anna Ferro in chat, la registrazione del webinar sarà successivamente resa disponibile, per cui sia per chi vuole, diciamo così, riapprofondire alcuni passaggi, sia per chi non ha potuto oggi essere qui. Grazie a tutte, e speriamo realmente di avere future occasioni, insomma, di nuovo di confronto, perché penso sia stata una giornata molto utile. È molto interessante. Grazie. 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 Grazie.